Trusova, la pattinatrice allenata da Gianni Pluscenko. Lei ha scelto Pluscenko anche perché dice Pluscenko era abituato a fare i quadri, poi volevo lavorare con qualcuno così, e perché poi Pluscenko poteva darle sicuramente qualcosa ancora di più dal lato della presentazione. Vediamo. Gioca al gioco con lo short, non si può vincere ma si può perdere, solo doppio l'Axel. Questo non era previsto. No, non era previsto. No. Però questo ti dico la verità che lei mi è piaciuta molto. Brava, rispetto sì. a quando l'abbiamo vista Brava. Dal vivo a Mosca, molto che eravamo migliore. Praticamente a un passo da lei, dove mi sembrava solo una serie di salti. Oggi l'ho trovata nella musica, l'ho trovata raffinata, cresciuta sicuramente. Mi dispiace tantissimo perché quell'errore, come dici tu, non era previsto. Però non voglio solo immaginare cosa possa fare a questo punto per attaccare nel libero. Ecco, quello ecco, non ho... Le servono tutti e quattro i quadri sì. a questo punto. Ma devo dire che si era già visto nelle gare in Russia quest'anno questo suo miglioramento artistico, sì. diciamo. Insomma, il lavoro più c'è stato. Completa, più rifinita, senz'altro, con molto, un programma molto più complesso, molto più, con più transizioni sulla musica, con qualche particolarità nelle uscite dei salti, per cui tanti lati positivi che secondo me lei voleva proprio mostrare con un programma così che per lei è facile. E spesso quando, guarda, però l'errore di Quelluzzo, sai che cos'è la cosa pazzesca? Che era troppo ruotato. Cioè, diciamo sottoruotata. Invece lei era sovraruotata, ha girato troppo, ha messo un pochino troppa di energia. Si è trovata quasi un quarto di giro oltre e non ha potuto scivolare l'arrivo. E così l'ha mostrato questo suo miglioramento, ma l'ha mostrato fino a un certo punto, perché poi non si è fatta trasportare. Guarda, qui Pluscenko proprio decisamente un po' allibito. E beh. Insomma, tra l'altro queste ragazze anche loro vanno incontro, insomma, all'età dove la ragione comincia a entrare, non sono più così macchine e ogni tanto
sapendo che cosa c'è in gioco, non è così facile poi far funzionare la mente. Si sente, la le attenzioni poi su di loro sono esagerate, esatto, direi, no? Esatto. Insomma, sì, non è per niente semplice. Tra l'altro è stato aggiunto anche un attention al triplo flip, questo è un'altra, insomma, lascia un po' a discrezione dei giudici che GOI dare, ma non c'è un gran GOI per quel triplo flip, a questo punto rimane solo il valore base e credo che sarà un punteggio per lei chiaramente molto deludente. 64-82 in ottava posizione per lei è proprio da disperazione.